Questa è una cosa bellissima, perché si sta facendo veramente, cioè stanno ricordando questi due netturbini, perché l'anno scorso hanno premiato l'altra vittima, oggi premiano mio fratello. È una cosa bellissima, guarda, perché coinvolgono tutte le scuole, i ragazzi, perché devono capire cosa è successo nel passato e devono conoscere per vivere meglio, per vivere, e sono cose belle, molto belle. La manifestazione è il momento conclusivo di un progetto fatto nelle scuole della provincia e nelle scuole di Catanzaro, sia le scuole del centro che della periferia. La nostra parte, quella organizzata da Libera, perché c'era anche poi un'altra associazione che è la Proteo Fare Sapere, aveva come strumento un gioco da tavolo che si chiama Cittadini, perché noi siamo sempre più convinti, ce lo ripete sempre anche Don Luigi, che dobbiamo ricostituire lo spirito di comunità. Questo è un gioco molto simpatico perché ci fa capire che se anche ogni tanto facciamo qualcosa che ci può portare un vantaggio provvisorio individuale, questo vantaggio individuale che i ragazzi accumulano però comporta uno svantaggio generale per la squadra di cui questi fanno parte. E quindi ci fa un po' capire il senso delle regole, che magari parcheggiare un motorino laddove non si deve in un certo, momento può facilitarci la vita, ma pregiudica poi la nostra vita insieme agli altri. Era quello che noi volevamo far capire ai ragazzi, e penso che i ragazzi lo abbiano capito perfettamente perché abbiamo visto i frutti del loro lavoro, gli elaborati, i cartelloni, i filmati che hanno fatto. Sono cose bellissime, realizzati con una cura, un'attenzione. Questo fa un po' pantà con quello che abbiamo fatto il 24, no? Riapproparci del fatto di pensarci migliori di quello che siamo. L'attenzione, lo scrupolo, la diligenza con cui questi ragazzini hanno confezionato i loro prodotti sono veramente esemplari. Abbiamo dei ragazzi di gran lunga migliori di quelli che pensiamo, forse perché anche noi adulti siamo un po' meglio di quello che pensiamo di essere. È una giornata particolare, è una giornata non improvvisata, ma che viene a concludere un percorso lungo mesi che ha visto impegnate le scuole del comprensorio di Catanzaro in una fascia di età tra gli 11 e i 15 anni, quindi l'età più delicata, quella dell'adolescenza, quella in cui si forma anche, incomincia a formarsi la coscienza del ragazzo. Essere intervenuti con questo gioco, quindi avere coinvolti i ragazzi in una maniera più leggera, più giocosa, in un approfondimento delle materie quali la legalità, la difesa della Costituzione, la crescita civile, è servito ad avvicinare i ragazzi ad un tema che sicuramente li riguarda, la costruzione di una società di cui loro saranno i protagonisti. Un valore sociale enorme. La provincia su questa cosa ha investito assieme a Libera per mandare un segnale di grande cambiamento rispetto ai temi della legalità per una Calabria migliore e soprattutto mandare segnali di cambiamento rispetto ad una cultura che spesso ci classifica come una delle regioni più mafiose d'Italia. Noi assieme a Libera abbiamo sposato questo progetto, andremo avanti perché pensiamo che la Calabria non è quello che spesso ci viene indicata anche nei mass media, ma la Calabria è una regione straordinaria, piena di talenti, e soprattutto questi ragazzi devono cambiare il modo di pensare. Noi siamo qui per dare una mano, assieme a Libera, assieme ai presidi, assieme alle scuole, all'ufficio scolastico regionale, al prefetto, la provincia c'è. E questo connubio straordinario tra parco, scuole, giovani, ragazzi è una cosa che ci rende di orgoglio per una Calabria migliore.